nostro liceo nasce come liceo classico, quindi il liceo regio, e poi durante le sperimentazioni degli anni 90 acquisisce l'indirizzo linguistico e negli ultimi anni l'indirizzo scientifico, e rappresenta sicuramente per il territorio piacentino un faro imprescindibile della nostra istruzione. Siamo qua a parlare di quella che è la realizzazione, direi, dei più importanti PNRR che sono stati implementati nella nostra scuola, in particolare il Lab e il Classroom. Abbiamo avuto la possibilità di attrezzare una bellissima aula, che è la nostra aula ovale. Il progetto che riguarda i laboratori, i labs, abbiamo pensato di concentrarlo in un unico luogo, in modo da creare un'aula immersiva. Si potranno utilizzare i visori per la realtà virtuale e per la realtà aumentata. L'aula immersiva potrebbe essere utile per eventuali progetti fatti appunto in 360, dove si potrebbe avere un'esperienza a tutto tondo, ecco, diciamo. I ragazzi hanno proprio lavorato direttamente in gruppi, selezionando il materiale e inserendole in questo sistema, che in pratica produce delle lezioni immersive che vengono proiettate in un'aula con una parete curva su cui vengono proiettate delle immagini a 180 gradi, quindi molto avvolgenti, coinvolgenti, su cui si aprono poi dei punti internodali che cliccando si aprono, mostrando fotografie, testi e audio. Rispetto alla didattica tradizionale, i professori riescono a trasmettere a noi studenti com'era, per esempio, in ambito storico-artistico, un monumento dall'interno, quando magari non hai possibilità di raggiungerlo e di entrarci fisicamente. Abbiamo fatto anche un laboratorio di realtà aumentata, dove abbiamo visto dei progetti fatti anche da altri studenti. È stato molto carino e apprezzabile. Per quanto riguarda Classroom, abbiamo potenziato le aule in modo da per utilizzare, per esempio, dei software avanzati. Abbiamo fornito stampanti per ogni classe, ci sono poi dei kit di, per esempio, di robotica e anche delle cuffie che permettono poi di attuare dei laboratori linguistici. L'anno scorso abbiamo anche avuto il laboratorio di robotica, appunto, dove abbiamo usato questi robottini e li abbiamo programmati con la programmazione a blocchi, li abbiamo appunto fatti andare seguendo ad esempio dei percorsi, li abbiamo illuminati con dei LED grazie appunto a una programmazione apposita. Con il laboratorio di robotica abbiamo imparato a creare percorsi per i robottini per farli muovere o farli schivare determinati oggetti lungo il percorso. Il nostro livello di digitalizzazione era già abbastanza avanzato. Con il progetto Classroom siamo riusciti a portare tutte le classi del liceo a un livello di alta digitalizzazione. Penso che sia imprescindibile oggi, visto che il loro futuro, anche soprattutto lavorativo ma anche personale, sarà pieno di queste strumentazioni. Loro devono imparare a gestirle, quindi a dominarle e non essere dominati. Per me questa è la cosa più importante.